Ragazzi, ragazze, mi raccomando, non prendete impegni perché ci stiamo preparando per organizzare delle giornate di puro divertimento. Perché parlo di divertimento? Perché il divertimento è la miglior formula per l'apprendimento. Il divertimento è sinonimo di apprendimento. Ma prima di continuare a guardare questo video, se siete curiosi e volete già sapere quali sono le date del prossimo appuntamento, io vi invito a cliccare nel link che trovate qua, oppure qua sotto trovate un altro link. Questo link vi manda alla mia pagina web agostiniricardo.com e lì troverete le date del corso e tutte le informazioni. E cosa imparerete? Imparerete delle tecniche che vi aiuteranno a migliorare il vostro modo di comunicare in pubblico e sentirvi di volta in volta più sicuri e più sereni. E posso assicurarvi che queste tecniche funzionano in ogni contesto, sia che voi vi troviate a discutere in una riunione di lavoro, sia che voi dobbiate affrontare un colloquio di lavoro, sia che voi dobbiate discutere un esame o la tesi di laurea, sia che voi dobbiate presentare un comizio, un discorso elettorale. Posso assicurarvi che queste tecniche vi saranno molto, ma molto utili. E poi c'è qualche cosa in più, perché questo corso di public speaking non è il classico corso di public speaking, ma è una vera e propria esplosione di energia. Ci divertiremo. La cosa più importante è che ci divertiremo. E nel caso non vi fidaste di me, di ciò che vi sto dicendo, io vi invito a cliccare nel link qua nell'angolo, oppure nel link qua sotto e visitare la mia pagina web, la pagina web del corso che vi sto proponendo. In fondo, nell'ultima parte della pagina, troverete un box di commenti, dove sono state lasciate le opinioni di chi prima di te, prima di voi, ha già partecipato al corso. Leggetele, fatevi un'idea, e poi mi direte. E se nella vostra mente girasse ancora qualche domanda, sono senza lavoro, questo corso può aiutarmi? Sono una persona timida, questo corso può servirmi? Ma questo è un corso di grande livello, non so se io posso partecipare. Io ho un'unica risposta a tutti questi interrogativi. Sì. Le persone che partecipano ai miei corsi di public speaking hanno un'età che va dai 35 ai 65 anni e loro vogliono migliorare la loro abilità nel saper parlare in pubblico, nel saper comunicare. E ogni tanto qualcuno mi domanda se 2 giorni sono sufficienti per imparare a parlare in pubblico. E la mia risposta è no. 2 giorni non sono sufficienti per imparare a parlare in pubblico, ma sono sufficienti per imparare le tecniche. E una volta imparate le tecniche, poi sta a te metterle in pratica, trovare delle occasioni per metterle in pratica, perché è quello ciò che serve. Esercizio. E per questo, proprio per questo, per darti delle occasioni per mettere in pratica le tue tecniche, ho creato una piccola sorpresa. Ma questa sorpresa è riservata a coloro che parteciperanno al corso di formazione. E quindi non ti resta che cliccare e curiosare se vuoi sapere di cosa si tratta. Ma aspetta un attimo. Clicca in alto nel link, clicca in basso nel link, vai nella pagina, scopri quali sono le date. E se poi decidi di non partecipare, puoi sempre condividere questo video con un tuo amico o una tua amica. Posso assicurarti che te ne sarà grata o te ne sarà grato. Per ogni informazione sono qua, puoi scrivermi, puoi telefonarmi, sono a tua disposizione. Ti auguro buona giornata, ci vediamo presto, sono sicuro. Ciao!